Straordinariamente libero e versatile, lo spezzato è quello che meglio riesce a trasmettere la propria personalità, proprio per l'infinita possibilità di abbinamenti che esso ci concede. Ma attenzione, infinite possibilità di abbinamenti equivalgono anche a infinite possibilità di commettere errori. Quando può essere indossato uno spezzato? A quali regole deve rispondere? Quali sono gli abbinamenti più classici, più sicuri, più tradizionali? In questa puntata risponderemo a queste ed altre domande. Prima di entrare nella puntata, cari amici, permettetemi un importante annuncio, perché vi ricordo che il 28 febbraio, quindi tra pochissimi giorni, sarà l'ultimo giorno utile per approfittare degli sconti offerti da Lanieri. Gli sconti, cioè parlo proprio dei codici promozionali della nostra convenzione, quindi Douglas 100 per ottenere lo sconto di 100 euro sul primo abito e Douglas 15 per ottenere uno sconto del 15% su tutto il catalogo, su qualsiasi prodotto, quindi anche giacche, pantaloni, cravatte e chi più ne ha più ne metta. Mi raccomando, ricordatevelo, l'ultimo giorno utile per usufruire di questi codici è il 28 febbraio. A partire da marzo non saranno più validi. Bene, ma ora bando le ciance e parliamo dello spezzato. Parla di spezzato quando si unisce una giacca o un blazer a dei pantaloni di natura differente, quindi di colore o di tessuto differente. L'abbinamento di questi due capi, le rispettive caratteristiche e non ultimi gli accessori che decideremo di indossare a complemento della mise determineranno non soltanto il livello di formalità della nostra mise, ma anche, e direi soprattutto, il risultato in termini di eleganza. Un risultato che, viste le innumerevoli variabili in gioco, può andare dal sublime capolavoro all'orrore più inguardabile. Codificare delle regole non è semplice in questo campo, né tantomeno immediato. Diciamo che la prima regola, o se volete il principio generale, è quello che uno spezzato deve essere prima di tutto spezzato. Cioè deve rispondere ad un criterio di contrasto. Si chiama spezzato perché c'è un contrasto tra la parte superiore e la parte inferiore, quindi la prima regola è che ci sia effettivamente un contrasto di colori, di tessuti, tra la giacca e i pantaloni. Però se limitasse soltanto a questo aspetto saremmo tutti bravissimi ad impostare o a costruire degli spezzati. In realtà gli orrori, le gaffe, gli errori sono sempre dietro l'angolo. Secondo me la chiave migliore per capire come costruire un proprio spezzato è affidarsi ai classici. E quindi vediamo adesso in questa puntata alcuni classici intramontabili. Tra tutti i possibili abbinamenti classici non c'è dubbio che al primo posto ci sia lui, il classico dei classici, costituito dall'immancabile blazer blu navy che non può mancare in nessun guardaroba di ogni uomo che si rispetti, abbinato ai classici pantaloni grigi. Intendo ovviamente il blazer vero, quello storico, quello con i bottoni metallici, in tessuto Opsak, che viene abbinato... tradizionalmente e rigorosamente doppio petto, però ci possono essere anche tranquillamente le varianti monopetto, che si abbina con i pantaloni grigi in lana pettinata o in flanella. Questo è lo spezzato un po' per antonomasia, quello sicuramente più elegante, più raffinato, e quello che l'unico che raggiunge un livello di formalità potenzialmente medio-alto. Il suo completamento tradizionale è con un bel paio di Oxford marroni e una bella cravatta.
da questo stereotipo intramontabile poi derivano tutta una serie di alternative, di derivazioni, di possibilità. Tutte possibilità che si imperniano fondamentalmente sulla giacca blu. La giacca blu, nell'ambito degli spezzati, è quella che ci concede tantissime possibilità di abbinamento, anche informali, anche molto informali, fino addirittura del tutto casual. In estate, ad esempio, io trovo bellissimo l'abbinamento di una leggera giacca blu in frescolana, se non addirittura in lino, con un bel paio di pantaloni classici bianchi di cotone. Oppure, nella mezza stagione, una bella giacca blu in frescolana abbinata anche a dei chinos beige o di tonalità simili. Insomma, la giacca blu, in tutte le sue varie derivazioni, da quelle più tradizionali a quelle più sportive, a quelle più moderne, ci consente veramente una vasta possibilità di abbinamenti. Un'altra tipologia molto classica di spezzati è quella che prevede la giacca marrone. Ecco che arriviamo a un colore spesso borderline nell'eleganza classica, ma che è previsto. Giacche marroni, quindi mi riferisco alle giacche in tweed, alle giacche in lana pesante, alle giacche in lana pettinata, fino anche alle giacche in velluto. Queste giacche invernali, badate bene che in questo caso sto parlando di uno spezzato esclusivamente invernale, si abbinano molto bene a dei pantaloni, ecco, in questo caso si può giocare un po' sempre sui toni del marrone, che a fronte di una giacca marrone scuro verranno abbinati dei pantaloni in marrone chiaro, beige. I risultati migliori o comunque più classici si ottengono forse quando la giacca presenta anche un qualche motivo, che sia il pied de poule, che siano i quadri, che sia volendo anche la semplice pettinatura della lana, creano un contrasto interessante con il pantalone, che può essere in twill, che può essere in flanella, fino anche addirittura in velluto. Questa è un po' la mise classica dei professori universitari, molto utilizzata, molto frequente nei college americani e non soltanto. È un po', diciamo, quasi il marchio di fabbrica, no? Di quella figura un po' intellettualoide che si orna così di tweed, di velluto, ed ha un'impostazione per sua natura informale, decisamente informale. Giacca blu e giacca marrone sono probabilmente quelle che si prestano di più alle varie interpretazioni possibili degli spezzati, ma gli spezzati si possono ottenere con un po' tutti i colori, anche con la giacca grigia. In questo caso il pantalone dovrà essere di tonalità sempre nell'ambito del grigio, però ovviamente che ci garantisca un certo contrasto con la giacca. Eviterei le giacche nere per tutti i motivi di cui abbiamo già trattato, e i più arditi si possono anche sbizzarrire nello sperimentare spezzati con colori più sgargianti, più azzardati, arancione, rosso, però attenzione, è un campo quello veramente molto minato, dove si rischia effettivamente di scadere nel ridicolo se non riusciamo ad armonizzare e ad avere anche soprattutto il physique du rôle per portare questi abbinamenti così arditi, così azzeccati. Inoltre mi preme ricordarvi che, con l'unica eccezione del blazer blu navy, lo spezzato un po' per definizione è considerato informale. Però il livello di formalità è in qualche modo modulabile, sia sulla base della tipologia di capi che scegliamo, ma anche sulla base dei possibili accessori. Ad esempio possiamo conferire un minimo di formalità in più scegliendo una cravatta. Lo spezzato però si presta a essere anche indossato senza cravatta. Questo ovviamente esula dall'eleganza classica e in questo caso sconfiniamo in quello che è il vero e proprio casual. Quindi alternative molto moderne, che io non amo particolarmente, ma che hanno assolutamente ragione d'essere e che si contestualizzano anche nel classico cosiddetto casual business. Quante volte infatti vi sarà capitato di vedere in contesti lavorativi, anche magari piuttosto importanti, anche alcuni stessi nostri politici spesso indossano spezzati senza giacca. È un modo
molto disinvolto, molto casual, di reinterpretare il classico in chiave moderna. È quello che appunto vi dicevo viene soprannominato business casual. Io non lo amo, però come vi ho detto ha la sua ragione d'essere. Questa ovviamente è una piccola introduzione a un argomento che è potenzialmente vastissimo, quello degli abbinamenti nell'ambito degli spezzati. Sarebbe interessante conoscere anche i vostri pareri e stimolare magari qui sotto anche tra di voi delle discussioni su questo argomento, un argomento che se volete possiamo approfondire. E prima di salutarvi vi ricordo che avete tempo, in pochi giorni, per usufruire degli nostri sconti su Lanieri. Lanieri, sito che vi permette anche di configurare ad hoc, di crearvi il vostro spezzato. Spezzato che, come un abito, deve essere rigorosamente, quando possibile, ovviamente quando le possibilità economiche ce lo consentono, su misura. Bene, per il momento è tutto, vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata e se vi va, come sempre, noi ci vediamo nelle prossime. Ciao, a presto.